Ma salve, buon godo day di maggio incredibile day! Benvenuti in un nuovissimo episodio delle quattro chiacchiere di godo incredibile. Di cosa parleremo in questo video incredibile? Parleremo di Backlash 2024, l'ultimo pay-per-view targato WWE e il primo della Triple H Era incredibile, che vi dirò, all'inizio ero un po' preoccupato perché sai, primo pay-per-view dopo WrestleMania, primo pay-per-view dell'era nuova, riuscirà questa nuova WWE fresca a mettere delle basi forti per i prossimi PPV fino a SummerSlam, lo sa, fino a WrestleMania 41, e vi devo dire che sì, ci sono riusciti perché è stato veramente un buon PPV. Io ripeto sempre, questa tipologia di fare pochi match come facevano i vecchi takeover, per chi se li ricorda, ma ben strutturati, più lunghi del solito, dove ogni mossa vale qualcosa, io l'apprezzo veramente tanto. Infatti la sto ripetendo spesso questa cosa nei video dove parlo del wrestling, ma sono veramente felice di questa routine che la WWE ha preso. Vi ricordate com'era una volta? Sotto Vince McMahon ci sono stati moltissimi PPV che avevano anche 10 match, per non parlare di alcune WrestleMania che avevano 14 match con match tipo di massimo 8 minuti. Quindi, ringraziando il godo, quella mentalità sembra andata via e questa nuova mentalità sembra espandersi sempre più in tutta la WWE. Prima di passare a Backlash incredibile, voglio dirvi due piccole news incredibili. Prima cosa, sulla pagina community del canale trovate il sondaggino SUS per decidere quale sarà la prossima serie horror sul canale. Se vi va, andate a votare. Guardando i miei appunti e il calendario SUS, questo dovrebbe essere l'ultimo episodio delle 4 chiacchiere di godo di questo arco narrativo, perché sì, questo arco narrativo che ci ha accompagnato per circa 2 mesi sta per finire, ne inizierà uno nuovo incredibile, e infatti state attenti perché potrebbero succedere degli special incredibili con questi personaggi stravaganti incredibili, tra nemici nuovi e scontri nuovi, anche l'arco narrativo nuovo sarà pieno di sorprese incredibili. Ultima cosa, vi ringrazio per il feedback negli ultimi 2 episodi delle 4 chiacchiere di godo, perché il 4 chiacchiere di godo su WrestleMania e quello su Debbie sono andati veramente bene, sia lo short sia i video sono andati veramente bene, quindi vi ringrazio, incredibile. E spero che apprezziate anche i futuri episodi di 4 chiacchiere di godo, dove parlerò anche di temi un pochino sus. Ne ho in mente uno su una serie TV, più che serie TV, un programma veramente sus che di cui devo parlare assolutamente. Poi parlerò anche di un fenomeno sus del web. Insomma, 4 chiacchiere di godo non parlerà sempre solamente di, sai, no, di anime, manga e serie, ma voglio proprio che sia un angoletto dove mi viene in mente qualche cosa di simpatico e loro vogliono collaborare con dei costumi incredibili. Unisco queste cose incredibili e viene fuori un video simpatico. Ora parleremo di Backlash incredibile, perché voglio parlarvi anche della Bloodline, insomma un sacco di cose simpatiche, incredibili. Direi di fare la sigla e si parte. Prima di addentrarci incredibile, pazzesco e assurdo dentro Backlash incredibile e i suoi match assurdi, concedetemi di dire alcune cosine per quanto riguarda alcune cose che sono successe tra WrestleMania e Backlash proprio. Prima cosa incredibile, c'è stato il draft incredibile. Non è stato il superstar shake-up come hanno fatto l'anno scorso, questo giro è stato proprio un draft vecchio stile e sinceramente questo draft ha regalato alcune sorprese. Se vi ricordate, prima a Raw c'erano veramente 4 ragazze a combattere per il titolo e 4 a SmackDown, adesso invece ce ne sono un bel po' a SmackDown e ce ne sono anche un bel po' a Raw, e vi devo dire che ci sono dei nomi illustri. Abbiamo Tiffany Stratton a SmackDown, abbiamo Valkyria a Raw, infatti probabilmente ci sarà un feud con Becky, Liv Morgan, dall'altra parte abbiamo Bayley, Naomi, quando tornerà Charlotte, insomma hanno messo Io Sky a Raw, insomma a livello femminile GG incredibile, ma soprattutto anche a livello di superstar giovani incredibili, che se penso all'età che ci hanno certi, a me mi sento vecchio io tra un po' e questa cosa non va bene perché non c'ho manco 30 anni, incredibile. Però abbiamo Dragunov a Raw, che se lo sapete io adoro Dragunov, e sinceramente quando vedrò il match tra Dragunov e Gunther a Raw io mi bagnerò tantissimo, perché probabilmente sarà il finale del King of the Ring, che ne l'avrei parlato tra pochissimo, probabilmente sarà proprio Gunther contro Dragunov. Abbiamo anche Bron Breakker a Raw, abbiamo Carmelo Hayes a SmackDown che la prima sera va a combattere contro Cody. Se non è questo un push incredibile per quanto riguarda Carmelo, non so cosa sia. Tra l'altro Trick Williams a NXT adesso è campione. Mi ricorda tantissimo Booker T, un giovane Booker T in WCW. Quindi secondo me Trick Williams potrebbe regalarci delle sorprese incredibili, pure Oba Femi incredibile. Quindi sinceramente a livello maschile, a livello femminile, GG per il draft. Anche per quanto riguarda i tag team, hanno cambiato finalmente quelle orribili cinture tag team che le odiavo, facevano veramente pena. Hanno messo delle cinture nuove sia a Raw che a SmackDown, hanno cercato di dividere i tag nei vari brand incredibili. Quindi devo dire che draft 2024, ovvio, per carità, lo ammetto, non ci sono state quelle botte incredibili che c'erano in draft vecchi, sai no, quando prendevano John Cena e lo mettevano a SmackDown.
SmackDown e poi lo rimettevano a Raw, oppure Triple H, sono questi nomi grossi. Se ci fate caso, ci sono state le novità spicy, però i nomi grossi sono rimasti nei propri roster. Cody a SmackDown, tutta la Bloodline a SmackDown, Seth Rollins a Raw, non sono stati fatti dei cambi incredibili, perché avevano messo la regola che tutti coloro che portavano una cintura rimanevano obbligatoriamente nel roster dove quella cintura valeva, quindi i campioni non sono stati spostati. Però diciamo che, a parte qualche nome pesante che hanno lasciato nei propri roster insieme ai campioni per non creare troppi problemi per quanto riguarda le storyline, sinceramente Draft 2024 GG. Il prossimo pay per view tra virgolette sarà il King of the Ring e il Queen. Non so probabilmente chi vincerà, probabilmente King of the Ring potrebbe vincerlo Gunther o Dragunov, e per quanto riguarda Queen, Tiffany Stratton all day every day, my god, Tiffy time, che lo so, detto da me che sono un fan di Rhea, e lo sapete quanto sono fan di Rhea, Ripley incredibile, io ve lo dico, o SummerSlam o WrestleMania 41, Tiffany Stratton contro Charlotte. Ricordate le mie parole godose, quello sarà un match assurdo, perché Tiffany Stratton è la versione nuova di Charlotte, e lo dico così, se non superiore, io la butto così, e soprattutto a livello di personalità incredibile. Ovvio Charlotte è incredibile, però la personalità di Tiffy mi piace tantissimo. E poi se vi vedete certe interviste che fa Stratton, è la cosa più kawaii dell'universo. Lei è fidanzata con Ludwig Kaiser, incredibile, quindi insomma beato lui. Comunque, ultima cosa prima di buttarci a Backlash, che è successa, come avevo predetto nel video scorso di WrestleMania, la Bloodline era 2.0 è iniziata con solo Sokoa, Tama Tonga, io non ci posso credere, ve lo dissi che o Jacob Fatu o Tama Tonga, Tama Tonga, io non so chi segue New Japan Pro Wrestling, ma Tama Tonga, e poi parleremo anche del fratello tra poco, incredibile. Voi direte, ok, ma ha 40 anni, ma ha un fisico assurdo e fa parte di uno dei tag team più importanti della New Japan, mi pare che ha vinto il titolo di coppia 7 volte, incredibile. Quindi sono veramente curioso di questa nuova strada per la Bloodline, che finirà secondo me a War Games, incredibile, con tipo il team di Solo, Tama Tonga, il fratello e probabilmente Jacob Fatu, che debutterà a SummerSlam forse, chi lo sa, contro Roman Reigns, Jimmy Uso, Jey Uso e Sami Zayn. Dette queste premesse incredibili, buttiamoci dentro Backlash. Questo Backlash si è svolto in Francia e fa parte di questa specie di mini tour europeo che, tra virgolette, è iniziato con il pay-per-view a Bologna della WWE. E pensate che in quell'evento a Bologna io non c'ero, perché ovviamente non ci potevo andare. Vedere tutte le foto dei miei colleghi lì in mezzo a questa folla incredibile, a godersi questi match incredibili, a farsi foto assurde e a godere letteralmente di quel momento WWE, assolutamente non mi ha fatto male al mio cuoricino. Triple H ha detto che continueranno a tornare in Italia, vedrete che un giorno troverete questo Godoman lì in prima fila e addirittura mi faranno fare le interviste. Mi vedrete là, prima fila per Tiffany e Rhea. E vabbè, facciamo pure per qualcun altro, però state tranquilli che ci sarò anch'io, incredibile. Siamo passati dall'Italia, siamo andati in Francia con Backlash e se non sbaglio Clash of the Castle dovrebbe essere in Scozia, e io adoro. La folla di questo pay-per-view è stata incredibile, ogni mossa veniva applaudita, ogni match sembrava assurdo, perché io vi ricordo che per rendere un match bello, oltre a esserci due wrestler che sanno fare le mosse bene, ci deve essere l'ambiente, ci deve essere il clima incredibile, la folla giusta. Quante volte avete visto Raw e SmackDown con una folla morta che non ha reazioni? Qui ogni cosa, ragazzi, veramente vi invito a vedere una clip di questo periodo, ogni mossa veniva commentata, urli incredibili, insomma è stato veramente bello, questo ha aiutato tantissimo. E infatti il primo match di questo pay-per-view è stato proprio il tag team match incredibile tra Solo Sokoa e Tama Tonga contro Randy Orton e Kevin Owens, che doveva essere un tag team match normale. Poi è arrivato Nick Aldis, no, questo match sarà un DQ match incredibile, non so perché ho fatto questa voce incredibile, ed è diventato un match senza squalifica e sicuramente è stato molto più spicy. A livello di storyline questo match serviva per buildare Solo, perché mi ricordo che Solo Sokoa non vinceva un match da quando aveva battuto John Cena, pensate voi, tipo 6 mesi fa, una cosa assurda. Quindi questo match serviva per far capire che la Bloodline 2.0 è strong fin da subito. Infatti ci sono stati degli spot simpatici, non si sono rotti un sacco di tavoli, mi è piaciuto molto il Samoan Drop di Solo, mi pare su Randy Orton, sul tavolo, Kevin Owens che ha fatto una Frog Splash sul tavolo su Tama Tonga. Sono contento che la gente abbia visto che Tama Tonga, nonostante l'età, perché la gente batte sul fatto dell'età di Tama Tonga, ma perché? Se hai un fisico a 40 anni non è che non puoi combattere, ragazzi, vi prego. Ha fatto delle mosse incredibili, mi piace la sua ruvidità che gli è rimasta da quando era in New Japan, incredibile. Carino Randy Orton che ha avuto i suoi momenti, e soprattutto che continua a fare il selling della schiena per far capire che è ancora infortunato alla schiena, poi in realtà è vero, ma lo fa durare ancora di più nella storia, quindi GG per Randy. Archeggio su Solo sul tavolo, che ovviamente
niente, non si rompe perché non c'è mai una gioia. I tavoli del commentatore non si rompono più come una volta, è incredibile. Lo spot di Kevin Owens assurdo sulle sedie per far vedere che la schiena di Tamatonga è resistentissima. E sinceramente questo match aveva uno scopo, come vi dicevo prima, far vedere quanto la nuova Bloodline, soprattutto solo, siano pronti a vincere qualsiasi cosa. E ci sono riusciti, perché il finale è stata la cosa più epica della vita. Con epico cosa intendo? Che ovviamente ha debuttato il fratello di Tamatonga, Tangaloa. Ma questa cosa di Tangaloa è assurda ed epica perché la WWE è riuscita a fare una cosa che sinceramente nel periodo storico in cui siamo, in cui leak, informazioni sus, tutto si sa due mesi prima, è riuscita a non farci sapere un cazzo. E cosa vuol dire questo? Io davo per scontato, come tutti, e non fate i furbi, che quella a debuttare fosse Jacob Fatu, perché si sapeva che Jacob Fatu aveva firmato con la WWE, che era pronto ad andare sul ring, Bloodline, bla 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 bla, tutti davano per scontato che il terzo membro era Jacob Fatu. Ma Tangaloa non sapeva niente, io me l'ero pure visto, il contratto di lui scadeva tipo da 5 mesi con la New Japan, quindi io non l'avevo proprio considerato. Cioè la WWE ha usato la notizia di Jacob Fatu tenendo nascosto il fatto di Tangaloa, quindi GG WWE, fallo più spesso, facci tenere un pochino più questi segreti su Singletary. Quindi ha debuttato lui, che tra l'altro c'è un video online dove lui riesce a bocciare il momento in cui doveva tirare l'arbitro. Vabbè, porello, non me lo distruggete. Tra l'altro, piccola chicca, lui era già in WWE, ve lo ricordate Camacho? Era Camacho, mi pare, il nome, la sua gimmick con unico. Così è arrivata a essere questo in New Japan, eh? Quindi Bloodline 2.0, solo Sokoa, Tamatonga e Tangaloa. Io sono veramente senza parole. Già Fatu debutterà tra qualche mese, probabilmente, se lo terranno come chicca. A meno che a SummerSlam fanno Roman Reigns contro solo Sokoa, con in paio il Tribal Chief. Solo vince perché debutta Jacob Fatu, come l'anno scorso Jimmy diventò heel aiutandolo. Sarebbe proprio una cosa perfetta, incredibile. Quindi sì, assolutamente il match mi ha divertito tantissimo. La sorpresa finale è stato incredibile. Ero letteralmente sulla sedia a dire: ma come hanno fatto a tenermi nascosto una cosa del genere? E a questo punto io sono curioso di capire, secondo voi, WWE non è che ci sta tenendo nascoste altre cose? Perché ok, Jacob Fatu, ma ci sono altri due samoani, visto che WWE ormai sta facendo proprio mambassa di samoani. Ce ne sono altri due che vi voglio nominare, che non vi ho nominato nei video scorsi. Uno è Ikuleo, che sta sempre in New Japan ed è sempre imparentato con loro, di cui non si sa niente, ma dovrebbe avere un contratto per altri 6 mesi, tipo New Japan. E lui è tipo un gigante, alto tipo 2 metri, una cosa assurda. E l'altro, che è veramente spicy perché è giovanissimo, è Zilla Fatu, che è proprio il figlio di Umaga. Ve lo ricorderete, Umaga è incredibile. Quindi io non vorrei che la WWE facesse mambassa anche di loro. E ragazzi, se facessero questo sarebbe la vita. Se facessero debuttare Zilla Fatu e magari Kuleo, se le facessero debuttare in NXT, e si formerebbe una Bloodline a SmackDown e magari una Bloodline a NXT, che però convergono insieme contro Roman Reigns. Insomma, potrebbero fare una Civil War assurda. Comunque, andiamo avanti. Secondo match incredibile è stato il Triple Threat match incredibile tra Bayley, Naomi e Tiffany Stratton. Tiffy time forever. Pubblico impazzito per ogni mossa di Tiffany. Ragazzi, Tiffany Stratton è così over che io veramente mi chiedo quando vincerà il titolo. Vincerà sicuramente il Queen of the Ring, e io penso per SummerSlam sarà campionessa, e gli devono dare un regno lungo con magari uno scontro con Charlotte, perché è assurda. Quando fa quella mossa con la capriola è incredibile. Ha fatto le Alabama Slam sul tavolo. Cioè, praticamente il match a un certo punto era Bayley e Naomi contro Tiffany. Gli hanno fatto addirittura la 3D, la mossa del team 3D, molto divertente. Mi piace il fatto che Naomi sia face, Bayley sia un po' twin, non si capisce se è heel o face. Comunque tra loro c'è un buon rapporto. Perché anche Naomi ha fatto delle mosse incredibili, calci incredibili. C'è un'alchimia molto buona tra loro tre, tra Tiffany e Naomi, Naomi e Bayley. Il match è finito con un roll up su Naomi, non mi fanno impazzire, me le finisce così. Magari una win un po' più strong per Bayley, però è anche la prima difesa, probabilmente ora affronterà Tiffany Stratton, poi magari un'altra volta Naomi. Insomma, ci sono un sacco di ragazze incredibili a SmackDown pronte a fare una challenge incredibile a Bayley, quindi questo match serviva per buildare abbastanza bene Bayley, ci sono riusciti. Mosse anche fuori dal ring, è molto divertente. Ripeto, Stratton è assurda, ragazzi, vi ripeto, anche qui vedetevi qualche clip di Stratton che fa qualsiasi mossa e il pubblico impazzisce. Però sì, sono contento che Bayley, era scontato che Bayley rimanesse campionessa, sicuramente un momento incredibile per far vedere Tiffany e per far vedere Naomi. Per quanto riguarda Bayley, vedremo con chi combatterà adesso, però anche questo match è veramente buono. Passiamo al match che forse mi ha stupito di più, perché era il match che mi preoccupavo di più, cioè Jey Uso contro Damian Priest per il titolo dei pesi massimi. Allora, sempre il pubblico ha aiutato, ma avete visto quanto Jey Uso sia over con il pubblico? Ok che quel pubblico lì, ma anche a Raw questa sera è stato incredibile, ragazzi. L'entrata di Jey Uso con tutta la gente con le lucine, cioè veramente Jey Uso stanno cercando di buildarlo come single star a livelli assurdi. Io sono sicuro vincerà un titolo prima o poi. Se non è il titolo dei pesi massimi, potrebbe vincere Money in the Bank magari, però potrebbe vincere il titolo intercontinentale. Qualcosa deve vincere, perché se
se Cody è il babyface di SmackDown, Jey Uso lo stanno buildando come babyface di Raw, e secondo me pure quando tornerà Roman Reigns face potrebbe esserci delle cose molto simpatiche. Però assolutamente Jey, sono contentissimo che sia così over, sono contento anche per Damian Priest che ha avuto un match decente dopo mesi in cui era costretto a fare match tag team con Finn Balor. Mi preoccupava perché dopo WrestleMania, il match sinceramente a WrestleMania tra Jey Uso e Jimmy Uso non è stato granché il match tra loro due. Il build up c'era, ma il match in sé erano solo super kick inutili, quindi avevo paura che Jey Uso, sai, non facesse solo super kick in questo match. Invece no, kick out, spear, ha fatto splash incredibile, e anche Damian Priest ha fatto il kick out della sua chokeslam incredibile. Il match mi è piaciuto tanto, si è sentito che fosse un match per il titolo dei pesi massimi, soprattutto per quanto riguarda Jey e anche per quanto riguarda Damian Priest. Il finale un po' così, con Finn Balor e McDonald che arrivano, fanno intromissioni incredibili, Damian Priest vince con una super chokeslam della seconda corda. Per carità, anche qui era scontato che Damian Priest rimanesse campione, era importante che Jey Uso si buildasse per quello che avverrà, quindi potrebbe vincere King of the Ring, potrebbe vincere Money in the Bank, avrà un rematch, affronterà, non so, Drew McIntyre, non lo so come saranno i feud prossimi di Jey Uso, però devono cercare di farlo rimanere sempre nella fascia alta di number one contender, secondo me, se vogliono pusharlo sempre di più. Sicuramente una cosa veramente intrigante per quanto riguarda Jey Uso è stato quello che è successo prima del match, perché c'è stata questa scena incredibile di Jey Uso e gli passano vicino solo Sokoa, Tama Tonga e Tangaloa, che lo guardano malissimo, quindi per far capire che ci sarà una faida tra loro prossimamente, e Paul Heyman, che lo guarda con questa faccia come per dire ti prego fai qualcosa, mi tengono imprigionato, perché in tutto questo Paul Heyman è imprigionato da solo, quindi secondo me o le prende o lo continuano a tenere al guinzaglio. Questo segnino per far capire che la Bloodline Civil War sta per arrivare mi è piaciuto molto, quindi match assolutamente buono anche questo. Non c'è stato un match brutto in realtà. Arriviamo all'unico cambio di titolo di tutto Backlash, cioè il match per il titolo tag team femminile, cioè Bianca Belair e Jade Cargill contro dei Kabuki Warrior, cioè Kairi Sane e Asuka. Ho scoperto questa sera a Raw essere infortunata, quindi per un po' non vedremo Asuka. Per favore rimettiti che ci servi, incredibile. Primo vero match di prova per Jade Cargill, perché ovviamente lei combatteva in AEW, ha avuto un regno lunghissimo, però i suoi match erano massimo di 5 minuti, non ha mai avuto match più lunghi di 10 minuti. Per carità, si è allenata parecchio, però riuscirà a essere a livello di Bianca Belair? Non è ancora a livello di Bianca Belair. Però il match è stato veramente incredibile, è stato superiore a tutte le mie aspettative, per un semplice motivo: questo match non è stato scontato. Mi spiego meglio. All'inizio si poteva pensare che, se no, questo nuovo tag team di Bianca Belair e Jade Cargill avrebbero squasciato malissimo Kairi Sane e Asuka. Invece no, il match è stato duro, li hanno fatta sudare questa vittoria incredibile, e soprattutto Jade Cargill ha dimostrato di saper fare molte mosse, oltre a fare mosse di sforza incredibile ha avuto anche momenti di agilità incredibile, ha fatto delle mosse in tag con Bianca Belair, ce n'è una che mi è piaciuta da morire, hanno preso Kairi Sane, hanno fatto questa specie di code breaker e poi con i piedi Bianca Belair l'ha lanciata via tipo German suplex, una cosa bellissima quella mossa. Ma soprattutto le ha prese anche Jade Cargill, si è preso i splash da Kairi Sane, si è preso i calci da Asuka. Abbiamo visto Jade Cargill in molte sfaccettature incredibili. Adoro il tag team di loro due, io spero il loro regno duri minimo 8-9 mesi, perché voglio che combattano anche in NXT, voglio che combattano a Raw, SmackDown, e poi probabilmente ci sarà un feud tra loro due con un match magari a Mania, Bianca contro Jade Cargill, potrebbe essere un match molto spagli. Però sono contento del cambio di titolo, sono contento soprattutto che Jade Cargill sia adorata dal pubblico, sia lei che Bianca Belair hanno dei fisici assurdi, mamma mia, io non so voi, ma hanno muscoli ovunque queste due, è assurdo. E vedremo chi saranno le prime a sfidare queste due incredibili powerhouse pazzesche assurde. E arriviamo al main event incredibile, Cody Rhodes contro AJ Styles. Anche questo ottimo match, ragazzi, non c'è stato un match sinceramente che mi abbia fatto dire ah che match di merda, non ce n'è stato uno, mi sono piaciuti tutti quanti. Ovvio il tag team no DQ iniziale mi è piaciuto tanto, soprattutto per la sorpresa. Ripeto, i match femminili buoni, match di Jey Uso buone, e questo è stato veramente un classic match, ma con classic con la C super maiuscola, match per il titolo WWE. È stato veramente un ottimo match. Pure qui ci sono state un sacco di cose simpatiche. Allora, prima cosa, AJ Styles da quando è tornato dopo l'infortunio, io vi faccio notare il fisico di quest'uomo. Quest'uomo si sta per ritirare, la continuo a dire, non so quanto gli mancherà, spero combatta ancora un po'. Io vorrei tantissimo che lui facesse una run in NXT, che ne so, dei match contro Bafemi, contro Trick Williams, per cercare di buildare le superstar del futuro, perché vorrei che facesse qualche altro match, oppure lascia la WWE e va in AEW. Mi piacerebbe anche un match con Osprey, però non credo andrà in AEW AJ Styles, non credo, non lo so, vedremo
però non lo so. Spero che faccia ancora tante cose AJ Styles, il match è stato veramente buono. Oltre al fisico, ovviamente sa fare ancora le mosse. Infatti credo sia stato uno dei migliori match di AJ Styles in anni, in veramente anni. Il match con LA Knight sono stati molto simpatici, però questo è stato un match proprio molto più spicy. Era importante perché questa era la prima difesa titolare di Cody, delle tantissime probabilmente, però era importante far capire che pure Cody lo stiamo presentando come nuovo John Cena, sa fare tante mosse, vedetelo, adoratelo. E tra l'altro una cosa che ho notato rivedendo il match è finito a sorpresa, perché sai, no, ormai siamo abituati che ogni match ha meno due kick out, no? Con kick out intendo che tu fai la mossa finale, il wrestler rompe il conto 1-2-3. Cody fa la crossroads 1-2-3, gli davo per scontato che AJ Styles rompesse il count, e invece no. Quindi uno dei rarissimi match che è finito dopo una finisher. Cioè, questa cosa, fateci caso, molto spicy. Cody Rhodes che ha usato la Kimura Lock di Brock Lesnar, questo mi è piaciuto tantissimo, ma sicuramente una cosa che era su Twitter ovunque, era AJ Styles, che fa il Burning Hammer su Cody Rhodes, ora vi spiego, e lui fa il kick out a one. Perché questa cosa fa ridere? Perché il Burning Hammer è una mossa celebre, iconica nel panorama del wrestling, resa famosa da Kenta Kobashi, agli albori della New Japan, ed è una mossa che mi pare l'ho usato 7 volte in tutta la sua carriera, e 5 delle volte ha rotto il collo di colui che prendeva la mossa. Infatti lui la usava solamente quando il suo avversario era proprio fortissimo, era proprio la sua proprio anime style, proprio quando usa quella mossa sai che qualcuno morirà. E quella mossa era incredibile, ripeto, l'ha usata 7 volte in tutta la sua carriera, e è durata parecchio la sua carriera. Ok che non era il suo Burning Hammer, perché se lo vedete ci sono le clip su YouTube, ragazzi, è veramente una roba, il collo proprio si rompe. Questa è stata una versione family friendly del Burning Hammer, però fa ridere che è stato fatto il kick out a uno, quindi la gente era impazzita sul web. Oh, WWE non dà peso alla leggenda delle mosse, insomma. È come il super kick Canadian Destroyer, che una volta avevano senso, adesso viene usato spesso, no? Però ragazzi, vedetevi le clip di Kenta Kobashi, che erano qualcosa di assurdo. Per favore, non ditemi che il wrestling orientale non fa parte del wrestling, perché il wrestling è solo occidentale, perché ve prego, il wrestling è tutto, come la lucha libre che fa match assurdi. E mi pare che AJ Styles non ha fatto neanche la style clash su Cody, cioè questo sembra il primo di una trilogia di match tra loro due, quindi non lo so se continueranno. Vedremo SmackDown, quando sto registrando questo video c'è stato Raw, ma ancora no SmackDown, quindi non so cosa succederà con Cody. Spero questo video non sia venuto lunghissimo, perché devo editarlo in tempo, e dovrebbe uscire questo video praticamente fresco fresco, ve lo carico domenica 12 se ci riesco, quindi ho tipo 2 giorni per editarlo più gli altri video. Quindi ragazzi, quando faccio la battuta che dormo 3 ore a notte, è veramente perché dormo 3 ore a notte da 2 mesi a questa parte. Però ragazzi, ne vale la pena, perché siamo arrivati a 208 iscritti, le visualizzazioni in generale sono aumentate, i mi piace pure, le visualizzazioni del canale abbiamo superato le 74.000, le ore pure, quindi sta aumentando tutto. Quindi ragazzi, sacrifico il mio sonno per donarvi video incredibili, così che possiamo godere tutti quanti insieme. Prossimamente ci sarà il finale di questo arco narrativo con un match come vecchi tempi. Ci tornerà Godomania 2, match incredibili, cambi di titolo, nemici nuovi, chi lo sa. Quindi sì, il Godoverse in tutte le sue forme e manifestazioni non mancheranno mai in questo canale incredibile. Ragazzi, io vi ringrazio, spero seguirete i prossimi video incredibili, che cose con voi, e ci vediamo prossimamente con tanti video nuovi, sorprese incredibili, e vedremo che succederà. Alla prossima.